Vi racconterò come poter utilizzare il live streaming per fare business in un certo senso. Uno pensa al live streaming video solo per l'intrattenimento, partite, film. In effetti negli ultimi anni è stato molto utilizzato per fare veramente business. È possibile utilizzarlo per esempio per acquisire nuovi contatti che poi uno può utilizzare per proporre dei prodotti, per proporre dei servizi. Facciamo un esempio. Abbiamo ultimamente utilizzato il live streaming per acquisire dei nuovi contatti per uno studio legale. Lo studio legale è un ambiente molto ostico da questo punto di vista, perché ci si fida sempre molto poco, no? Si tende ad andare con il passaparola e quant'altro. Quindi il live streaming ci ha permesso di far entrare in connessione gli utenti che assistevano a questo live streaming con le persone che stavano da casa. Abbiamo creato questa connessione, abbiamo dato fiducia a questi utenti e questo studio legale di Bologna ha potuto, lavorando naturalmente con persone di tutta Italia, ha potuto appunto raggiungere un pubblico che diversamente non avrebbe mai potuto raggiungere. Il live streaming deriva dal teatro, dalla televisione come concetto, diciamo, perché il live streaming da sé non serve a niente, bisogna necessariamente creare una connessione attraverso una sorta di dialogo che avviene con una chat, con un invio di mail, con qualcosa che permette di stimolare l'utente da casa, dallo studio, ovunque lui sia, con tutti questi strumenti e permettono appunto di creare questa connessione e quindi dare valore al servizio, al prodotto, all'attività che praticamente uno vuole mettere in evidenza. Il live streaming ti permette di raggiungere tutto il mondo, quindi non lo so, organizzi un corso in aula e quindi raggiungi persone da qualunque parte del mondo. Questo si può fare o attraverso le piattaforme riservate, non brandizzate o quant'altro, o meglio ancora attraverso anche le piattaforme tipo Facebook Live, ma naturalmente in tutto questo discorso ci deve sempre essere una strategia, perché non sono il numero delle persone che è importante, ma è importante il target delle persone che noi raggiungiamo.